Salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show. Siamo qua ancora su Senua's Sacrifice. E come avevo promesso, oggi andremo in quello che spero sia l'ultimo pilastro. Ora non so perché in realtà mi abbia fatto ricominciare da un po' più indietro rispetto a dove ci eravamo lasciati lo scorso episodio. Ma sti gran cazzi. Innanzitutto, piccolo disclaimer: sono sveglio da poco, sono fritto perché sto tipo preparando due esami in contemporanea. Non so più cosa sia reale. Quindi potrebbe essere una combo micidiale oggi. Folk say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Ma? Right here. Can you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your lungs. Tell me what you feel. The breeze. Good. And there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Ragazzi, non penso ve lo sentiate dalla registrazione, ma mi sta vibrando il controller. Cioè, che razza di esperienza è? No, allora adesso non vibra più. Cioè, devo seguire in base alla vibrazione. Ok, potrebbe sembrare il video per un'altra piattaforma, però. Comunque iniziamo subito col botto con il trippone così, ragazzi. Cioè, mi aspettavo una cosa molto più soft. The voices, they've gone. I'm still here. Ok, giù di qua. Ok, ora si vede anche un minimo di luce. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Dall'istinto, ah, bene. Guide you. Ah, ok. Cioè, ok è un cazzo in realtà, però. Anche perché, allora, arrivo qui e non mi fa fare nulla. Ok, per voi che state guardando il video sarà strano, ma fidatevi per me ancora di più, perché poi comunque voi molto probabilmente, come al solito, poi ve lo trovate tagliato e tutto quanto, quindi sembrerà più stabile, ma. Ma che cazzo sta succedendo? E poi dai, era partita tutta la storia di Mimir, che è una delle mie preferite. Di Odino che vuole la conoscenza. Che anche lì mi sembra, ve ne avevo parlato qualche episodio fa, di un altro strano parallelismo tra le varie religioni, però. Can't go on. Celia. Find a way. I'm not leaving you here. Insomma, ora non vi dico nulla perché poi vi spoiler. Allora, adesso dobbiamo trovare una via. Perché là c'è un cancello. Cioè, allora, capite che io in questo gioco già ho problemi con, diciamo, i puzzle ambientali. Normalmente quando si vede qualcosa, no? Cioè, se in questo episodio che è tutto completamente buio e veramente non si vede nulla, questa piccola manovra mi costerà 51 anni. Io non so se sto andando dritto, cioè dalla parte giusta, oppure no. Ragazzi, finora è Bocelli Simulator. Ok, qua ci sono delle rovine. Qua mi vibra il controller, quindi più o meno. Ok. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Go to it.
Vabbè, se siete a questo punto del video della serie e non avete mai guardato i video con le cuffie, vi consiglio di farlo perché è veramente allucinante. Questo gioco penso sia da giocare che da vedere, cioè senza cuffie perde troppo. Da giocare penso sia impossibile. Potrà fatto tutto il fattore psicologico che vi avevo già detto nei primi episodi. Good. That's your way out. Follow me downstream. Controcorrente. Dove cazzo è la corrente? Ok, su di qua. So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senor, my father, he taught me the hardest battles are fought in the mind, not the sword. I'm no coward. Prove that to me in the warrior trial. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. I'll do my best. I know what you're thinking. No, riecco le voci, mio Dio. Ma? So she's forced to relive it. Mi dispiace, ma non penso nemmeno di poter correre, quindi per ora questa è il massimo della velocità che possiamo raggiungere praticamente. Beh, qua senti poi non. Cos'è quel coso strano lì? Sembrerebbe un trono. No, ok, sono delle rovine. Vabbè, vedo co. Madonna mia, mi sta prendendo un infarto. I can't go on this way. Then look for another way and tell me what you find. There is a house. In New Orleans. The cold rising sun. Cioè, non siamo a New Orleans, però. Ma nemmeno lontanamente. No, perché qua fa anche quell'effetto strano? E sento questi rumori tipo da zombie. Se no, io ti ricorderei che siamo disarmati in tutto ciò. Cioè, non vorrei che adesso ci fanno lo scherzone. Ok, da questa parte non si va. Ah, ok, ecco perché ci sono delle scale. Giustamente, giustamente. Don't be afraid. No, mica. Non vedo proprio cosa possa andare storto. Ecco, a posto. No, raga. Ste cose no. Siamo vicini a qualunque cosa sia. Oddio, ho visto qualcosa di strano. Se no, ma puoi correre, per Dio? L'ansia, l'ansia, l'ansia. Ok. Oh, oddio, ragazzi. Non doveva diventare un horror questo gioco. No, 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 che ci stanno altri mostri strani, no, però. Santa Madonna. Dicevo, questo è quello che viene detto horror vacui in un certo senso. Oh! Là ci avete visto anche voi, vero, quel coso strano?
Ossia tipo la paura del vuoto. No, ok, iniziano a essere in tanti. Che cazzo sono sti cosi? No, ma quindi non era una caccincia, sono morto e basta? No, però, ma manco a fa così, Senua. Che cazzo. No, ok, ho appurato che non possiamo correre. Cioè, come cazzo devo fare io? Perché, allora, vi spiego. Siamo con queste bestie strane, mostri generici. Non possiamo né correre, né tantomeno combattere. Andiamo lentissimi, cazzo. Aspetta se sto zitto, ma sto un attimo focused. E spaventato, vi dirò. Cioè, alquanto disturbante questo pezzo, non doveva finire così. Non riesco a capire se la luce è una condanna perché ci vedono o tipo una salvezza. Non si vede veramente un cazzo, ragazzi, cioè. Dai, Senua, dai, dai, che ce la fai, che arriviamo alla porta. Dai, quando finisce questo pezzo, vi prego. C'è un cattivo odore di morte. Bene. Ma cosa in controllo? Di cosa che c'ho un'ansia della Madonna? Non vedo niente. Adesso non c'è né il suono dell'acqua né un po' di luce. L'unica cosa che c'è sono i rumori di sti mostri del cazzo, per Dio. Ma poi l'oscurità mi sta attestando, ma. Cioè, non ci avrà attestato già abbastanza sta cazzo oscurità nel Regno dei Morti? Cioè, è la base di tutto il gioco, sia nell'oscurità dall'inizio, Cristo. Cosa? No, raga, sul coso d'equilibrio no. No, ma questi stanno fuori. As well. No, un pozzo, no, però. Don't turn back. You're getting close. Minchia, pure il pozzo. Guarda, adesso ci manca Itto Samara, Dio bono. No, no, no. Oh, Christopher Nolan. Non voglio nemmeno sapere cosa sono queste cose, guarda. No, dai, non posso essere morto di nuovo. Ma che cazzo è? Ma non si capisce una sega, Dio bono. Cioè, perché muoio? Perché sono morto adesso? Gioco, me lo devi spiegare. Come faccio a non morire in questo pezzo? Devo iniziare a fare slalom tra i cadaveri. Scusi, non c'era una luce qua. Dai, scavalca. Ti prego, se no, dimmi che ora puoi correre. Ok, ora possiamo addirittura tipo correre. A scanso di imprevisti strani, tipo qualche mostro che ci inchiappetta un'altra volta. Spend hours, days even, trapped within herself in the dark. You see me? Your eyes were open, but you were
gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Ok, se vi devo dire che ho capito qualcosa, vi mentirei spudoratamente, ragazzi, ma proprio di brutto. Into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. Odin's. And his sword will lead me to him. Like when we first met. Ok, tutto quello che è successo finora mi fa dubitare se sia una cosa che sta succedendo veramente. Cioè, nel senso che lei è davvero Helheim e tutto, oppure se è tutta una specie di viaggio interiore psicologico di Senua. Aiuto, aiuto ragazzi. Bene ragazzi, vi lascio così, che stiamo per andare a prendere la spada per affrontare Hela, che quindi potrebbe, spero a questo punto, sia l'ultimo episodio, il prossimo, perché se non è così mi sparo, perché è veramente è una tortura psicologica. Spero il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e commentino per supportare la serie. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. A presto per un nuovo video e ciao belli!